Mister, si continua, si soffre, però poi si vince, quindi va bene così. Sì, questo probabilmente è il leitmotiv di questi 2 anni insieme, e non c'è mai nessuna partita facile, però è anche vero che la costanza di cuore e carattere della squadra che riesce a ribaltare e vincere partite anche all'ultimo è una lieta davvero continuità, perché conferma, perché i ragazzi sono stati grandiosi nel cercare la vittoria fino all'ultimo e l'hanno trovata. Hai avuto però paura a un certo punto di non vincerla? Ma io quando sono in campo penso sempre all'istante, al momento, al presente, non vado avanti, quindi cerco di mettere tutte le energie mentali e anche nervose per cercare di aiutare la squadra. Quindi ci credo sempre fino all'ultimo, ma anche perché questi ragazzi in questi 2 anni mi hanno dimostrato così, e quindi sono convinto che tutte le volte possiamo farcela, a volte ci riesce, a volte no. Parliamo sempre del cuore della squadra, dei ragazzi, anche oggi Galassi terzino alcuni minuti, Fala ha iniziato il secondo tempo come terzino, insomma sono tutti pronti a portare a casa l'obiettivo. Sì, i ragazzi da questo punto di vista sono davvero encomiabili e sono figli di un calcio moderno, in cui il calciatore deve essere sicuramente utile e universale. E oggi c'era da leggere una situazione difficile, loro creavano molta densità dietro e quindi abbiamo stati un po' monotematici nel primo tempo a cercare di allargare il gioco, nel secondo tempo abbiamo cambiato il sistema di gioco e con gli inserimenti da dietro abbiamo creato un po' più male a loro. Poi non ci fosse stato il coraggio di un guardalinee che ha sanzionato una situazione giusta, probabilmente eravamo a pari, un pareggio, ma dal punto di vista dell'abnegazione e della voglia di ascoltarmi e di mettere in campo le caratteristiche e le qualità che hanno dei ragazzi, non ho niente che dire. Ecco, come dicevi tu, partita che andava letta oggi, un uomo che praticamente si occupava solamente di Rossi, come hai cercato, spiegaci tu, di cambiare i tuoi ragazzi, il modo di giocare dei tuoi ragazzi? E non do suggerimenti, così gli altri che ci mancheranno Rossi non sanno che tipo di accorgimenti abbiamo, però diciamo che abbiamo preparato delle situazioni per riuscire a essere offensivi lo stesso e evitare le partenze. Peccato il gol subito, perché eravamo in un pieno controllo della partita e era un momento in cui il fraseggio corto ci penalizzava un po' e quindi siamo stati un po' leggeri in quel frangente e abbiamo riaperto una partita per responsabilità nostra. Però ripeto che questa è una squadra che riesce sempre a sopperire all'errore del compagno mettendo tutta la voglia del mondo per cercare di vincere le partite. Superata quota 50 in classifica, chi l'avrebbe mai detto? Sì, me lo dici adesso, i numeri non li conto, so che abbiamo allungato in zona playoff, quindi abbiamo un buon margine, so che però questo campionato è così bello vincente, voglio guardare le domeniche, non è finita e noi vogliamo fare i playoff, vogliamo fare da protagonisti, per regalare a quella società che comunque in 2 anni ha fatto un lavoro splendido, partendo dal presidente, vogliamo regalare questa soddisfazione, perché con i risultati, con la continuità dei risultati certe cose potrebbero essere scontate, però non è facile stare ad alti livelli in Serie D e questo fanfulla lo sta meritando in pieno.